Bentrovati ad una nuova puntata. Apriamo parlando di un evento divenuto ormai un appuntamento tradizionale per la città di Perugia in avvicinamento alle festività natalizie, il Galace organizzato dall'Automobile Club di Perugia, durante il quale sono stati assegnati riconoscimenti a chi si è distinto nel motorsport e nel proprio ambito di attività. Un'occasione anche per presentare i calendari 2024. È stato assegnato a Giancarlo Fisichella per la sua brillante carriera nel motorsport e all'ingegner Leonardo Sordi per l'impresa che ha compiuto insieme agli associati dei Il Magnete nel restauro dello storico motore Fiat S6 il premio agli automobili durante il Galaci 2023. Il consueto appuntamento di fine anno dell'Automobile Club di Perugia all'Hotel Brufani Palace ha visto la presenza di moltissimi ospiti durante una serata dedicata a celebrare grandi successi, ricordare momenti storici per il motorsport umbro e italiano e consegnare riconoscimenti a personalità che si sono distinte nel proprio ambito di attività. L'evento è diventato un evento che colora questo particolare momento dell'anno, dicembre, vicino al Natale, momento di festeggiamenti, senza dubbio. Premiamo chi si è distinto a livello nazionale e internazionale nel campo del motorsport. Appunto abbiamo chiamato e è intervenuto con grande entusiasmo Giancarlo Fisichella e quest'anno premiamo anche chi si è distinto in un'opera straordinaria di revisione e restauro di un motore orgoglio delle capacità tecniche italiane, un motore 24 cilindri che consentì all'aeronautica militare italiana di fissare un record di velocità che ancora è imbattuto con un rito volante di oltre 709 km all'ora. Una carriera molto lunga, ovviamente grazie a una passione che mi ha trasmesso mio papà e grazie insomma ai suoi sforzi finanziari che mi hanno permesso di cominciare un po' per divertimento con il go-kart e poi andare piano piano sempre più in alto e per poi esordire nelle formule. Ho fatto 14 anni in Formula 1, sono tuttora pilota del reparto competizioni GT Ferrari, sto correndo nelle gare Endurance, ho vinto anche due 24 ore di Le Mans, insomma sono ancora in attività e sono molto orgoglioso di ricevere questo premio dall'ACI di Perugia. Venendo all'impresa di Sordi, l'ingegnere, in occasione dei festeggiamenti dei 100 anni dell'aeronautica militare italiana, ha restaurato il motore aeronautico da competizione progettato da Tranquillo Zerbi negli anni 30. Il capo di Stato Maggiore di allora, che era il generale Alberto Rosso, ha detto facciamo questo restauro. E mi ha affidato sia la S6 che un altro motore, che è uno di quelli che ha portato Italo Balbo nel 33 in America, un Isotta Fraschiniasso 750. Ma mentre il 750 è un motore da trasporto, affidabile ed efficiente, quest'altro invece è il motore sportivo, quindi il massimo che in Italia si può aver fatto sotto il profilo di motore sportivo. È un mostro di oltre 50.000 di cilindrata, due motori controrotanti messi assieme appunto, che dialogano comunque assieme poiché il motore posteriore alimenta anche l'anteriore. Tra gli ospiti della serata Emiliano Cantagallo, ciclista e divulgatore di educazione e sicurezza stradale, capitano della squadra di Sara Safe Factor, che ha ricordato come in strada e in pista vincano le regole. Il Galaci ha anche concluso i festeggiamenti per i 50 anni della fondazione dell'Autodromo dell'Umbria e in questo contesto sono stati premiati i dipendenti di AMUB S.p.A. per il loro impegno professionale. Tra gli altri premiati, per l'educazione alla sicurezza stradale, il Comune di San Giustino e la delegazione ACI di Spoleto, per il dinamismo imprenditoriale le delegazioni ACI di Todi e Foligno, per l'Automotive le concessionarie Depoi, Rampini di Gubbio e Addi Motor. La serata si è conclusa con la presentazione del calendario 2024 dedicato al tema del viaggio. Si è chiusa la seconda edizione di IT, Enogastronomia a Teatro a Spoleto, che ha fatto registrare il tutto esaurito confermando la felice intuizione dei suoi organizzatori. Vediamo com'è andata con Nicola Torrini. Thank you.
La città di Spoleto, due suggestivi spazi teatrali, il Caio Melisso e il Teatrino delle Sei, e quindi l'Enogastronomia, gli ingredienti perfetti per un piatto davvero unico. Con un tutto esaurito, ogni spettacolo e un grande indice di gradimento da parte di stampa e pubblico, è calato il sipario anche sulla seconda edizione di IT, Enogastronomia Teatro, il format innovativo che lega arte, culinaria e spettacolo, ideato da Andrea Castellani e Anna Setteposte. Assolutamente una grande emozione a lavorare in teatro, è una manifestazione che abbiamo costruito in questi 2 anni che è veramente particolare, unica nel suo genere. Abbiamo venduto biglietti in tutta Italia, un programma ricchissimo, 2 location, tante novità e soprattutto quell'emozione e quella sensazione di costruire qualcosa che durerà nel tempo. L'innovazione spesso nasce dalla contaminazione, ecco, questo evento è una buona rappresentazione di come si può innovare anche in ambito agroalimentare, nell'ambito culturale, in una logica fusion che mette insieme mondi diversi, dalla musica elettronica alla prosa, alle migliori eccellenze gastronomiche che questa regione può mettere in campo. La cultura gastronomica è tornata quindi nuovamente a calcare palchi di prestigio come quelli del Teatro Caio Melisso e del Teatrino delle Sei, con artisti e chef che hanno messo in scena spettacoli unici nel loro genere e con un pubblico che ha potuto poi gustare i prodotti frutto dell'evento. Tra questi la serata inaugurale con Maria Pilar Perez Aspa e il suo Racconti di Zafferano, il rito della sopravvivenza non si celebra da soli. Ci si nutre di parole, ci si nutre di cibo, ci si nutre di attenzione, di ascolto e di tanto amore che è quello che c'è dentro a questa paella che vi invito ad assaggiare. Si alternano degustazioni di vino, spettacoli di prosa e di non solo, perché ci sono chef, musica e con il Teatrino delle Sei, la novità di quest'anno, dove ci sono degli spettacoli, diciamo, un po' originali, diversi. Quindi quest'anno ci siamo sbizzarriti. È un modo, è anche un metodo di promuovere la cultura del cibo, che oggi, diciamo, sta sulla bocca di tutti, ma che poi, come dire, concretamente la si promuove portandola a teatro, no? Perché il teatro è il luogo dove la cultura si esprime, dove l'arte si esprime, soprattutto l'arte sia della cucina, ma anche quella di quello che ci sta dietro al prodotto, la sua produzione, i metodi, la storia, l'identità. Noi abbiamo dato il nostro sostegno a questi iniziativa perché ha una sua intanto originalità, non lega cultura che è un po' la cifra della nostra città e anche all'enogastronomia che è anch'essa una delle caratteristiche dei nostri territori e quindi una carta in cui la città gioca. Tradizionale cena degli auguri per Aronca, alla quale hanno partecipato istituzioni, professionisti e imprenditori per ribadire l'importanza che l'Associazione Amici della Radioterapia e Oncologia Clinica svolge a fianco dei pazienti per la ricerca. Tradizionale cena degli auguri per l'Associazione Amici della Radioterapia e Oncologia Clinica che ha visto la partecipazione di volontari, rappresentanti delle istituzioni, professionisti e imprenditori accolti dal presidente di Aronc, Manlio Bartolini. Siamo un gruppo operativo meraviglioso e siamo orgogliosi di questo significato. Oggi abbiamo una sala stracolma perché hanno capito l'interesse della nostra associazione, che se fino a ieri abbiamo operato per altri interessi, oggi abbiamo capito in maniera feroce, che dobbiamo lavorare a livello regionale e questo con un comitato scientifico di alto livello, di alti professionisti, di esperienza quarantennale nel mondo oncologico. Ci sentiamo forti e i risultati ci stanno dando ragione. Nelle mie intenzioni, le intenzioni anche del presidente Bartolini e degli altri membri del comitato tecnico scientifico, è quello di allargare l'orizzonte dell'intervento di questa associazione.
coinvolgendo tutti i centri oncologici dell'Umbria e chiamando a rappresentarli le varie specialità. La ferma volontà di incentivare l'attività di ascolto dei pazienti oncologici è stata ribadita anche dal dottor Maranzano. Il centro di ascolto oncologico, che è quello che stiamo costruendo assieme nell'ambito AROC, è per noi un obiettivo molto importante ed sarà una realtà che si realizzerà a breve. Anno nuovo, già a gennaio dovremo partire. Forte la vicinanza del mondo delle istituzioni che riconoscono l'importante ruolo che Aronc svolge a fianco di pazienti e delle loro famiglie. Sono qui per trasmettere ad Aronc i sentimenti più profondi di gratitudine, ammirazione e riconoscenza per tutto quello che fa a sostegno della nostra sanità, ma anche sostegno direttamente delle famiglie, dei pazienti, della ricerca, dei sanitari. Quindi davvero era per me doveroso, oltre che è un piacere perché è anche la possibilità per ritrovarci con tanti amici, essere qui a testimoniarlo. Un momento in cui c'è anche una difficoltà della sanità a livello nazionale, queste associazioni di volontariato, soprattutto in settori come i malati oncologici, fanno una differenza. Fanno la differenza nell'assistenza, fornendo assistenza a chi non ce la fa, a chi non se lo può permettere, ma fanno soprattutto assistenza psicologica di sostegno che per certi malati è importante. Quindi senza le associazioni la sanità sarebbe veramente messa ancora peggio. Durante la serata, a cui era presente tra gli altri il professore emerito ematologo di fama mondiale Massimo Martelli, è stato anche ricordato il recente accordo che ha permesso ad Aronc di usufruire dei servizi offerti dall'ANPAS, per cui è intervenuto all'evento il presidente regionale Marco Prestipino, direttore della chirurgia pediatrica dell'ospedale di Perugia. Ora parliamo di un investimento importante da parte della LC3 Trasporti di Gubbio, che ha acquistato nuovi veicoli elettrici Mercedes-Benz Trucks in concomitanza con l'avvio della loro commercializzazione sul mercato europeo, come ci racconta Nicola Torrini. L'LC3 Trasporti di Gubbio, società leader nei trasporti e nella logistica, da sempre molto attenta al tema dell'ambiente e dell'innovazione, è stata la prima azienda ad aver firmato con Daimler Truck Italia a ottobre 2022 un accordo per nuovi iActros 600, il trattore full electric Mercedes-Benz Trucks, per il trasporto pesante. Ora la LC3 ha concretizzato l'acquisto dei veicoli elettrici Mercedes-Benz Trucks in concomitanza con l'avvio della loro commercializzazione sul mercato europeo. Una propensione alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica, dimostrata anche dal fatto che l'impresa eugubina risulta essere l'azienda che detiene la più vasta flotta di veicoli a metano liquido in Italia. Siamo felici di riuscire a mettere in strada una nuova soluzione tecnologica che porta alla decarbonizzazione, alla completa decarbonizzazione del trasporto pesante, di essere riusciti a farlo nei tempi che ci eravamo prefissati assieme a un partner importante internazionale come Mercedes-Benz. Abbiamo già avuto modo di toccare con mano questa nuova soluzione e siamo sicuri che avrà il giusto ritorno sul mercato in termini di appeal e riuscirà ad aiutare la nostra decarbonizzazione e quella dei nostri clienti. La Logi Company è una società veramente pioniera nell'utilizzo delle nuove tecnologie e particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale e verso questo veicolo che ovviamente rappresenta l'ultimo ritrovato della tecnologia in termini di veicoli elettrici. È un veicolo da lunga linea, 500 km di autonomia, garantito per 1.200.000 km in termini di durata utile vita del veicolo. Il nuovo iActros 600 è stato presentato nella sua versione di serie in anteprima mondiale a ottobre ad Amburgo. Con il truck 100% elettrico per il trasporto a medio e lungo raggio, il gruppo Daimler Truck intende ridefinire gli standard dei mezzi di trasporto in termini di tecnologia, sicurezza, sostenibilità, redditività e design.
Yactros è un veicolo rivoluzionario del mercato per la transizione ecologica, considerando che ha un'autonomia di 500 km di gradi della fabbrica. È veramente bello vedere le due aziende come continuano a lavorare una di fianco all'altro, soprattutto in una transizione molto importante come quella che stiamo vivendo, la famosa transizione ecologica che da tutti oggi è così tanto conclamata. Per la terra e la passione per i suoi frutti nasce il frantoio Berti. Da 4 generazioni l'azienda agricola Berti produce olio extravergine d'oliva attraverso il proprio frantoio del XIX secolo interamente ristrutturato, potendo contare su una superficie complessiva di 30 ettari di terreno tra olivi secolari e nuovi impianti fra le verdi colline che circondano Perugia. L'olio del frantoio Berti è provvisto di certificazioni che ne attestano la sua qualità, sicurezza e trasparenza, facendone una vera e propria eccellenza agroalimentare, frutto del giusto equilibrio tra sapienza antica, innovazione tecnologica e legame con il territorio di origine. Lo si può acquistare recandosi direttamente in loco o comodamente da casa, attraverso lo shop online che commercializza anche ottimi vini. L'azienda agricola Berti organizza degustazioni ed è anche fattoria didattica. L'intento è quello di trasmettere alle giovani generazioni la cultura e la passione di un'attività tipicamente legata al territorio umbro, qual è l'olivicoltura. Per ulteriori informazioni e contatti si può visitare il sito www.frantoioberti.it. Energia, qualità. Protein è la nuova bevanda da latte scremato 100% italiano, altamente proteica, con zero grassi e ad alto contenuto di calcio. Protein è adatta a tutti, ideale per la prima colazione o dopo gli allenamenti per reintegrare il fabbisogno proteico. Protein, il gusto del latte, l'energia delle proteine. Nasce una grande connettività. Una storia magica. Un acceleratore di futuro. Tecnologia. Competenza. E umanità. Tutte le persone. Le rete. Connesse. E ora per la rubrica Focus Aziende parliamo di Flexor You, servizio a domicilio gestito da Flexor Lab, centro medico e fisioterapico, di cui ci parla Nicola Torrini. Due anni di pandemia hanno inciso profondamente anche sulle abitudini e gli stili di vita delle persone, con un aumento dell'attenzione verso tutto ciò che concerne la sicurezza personale e un exploit dei servizi a domicilio, proprio perché molti tendono a evitare luoghi affollati e contatti troppo ravvicinati con sconosciuti. E per rispondere a queste esigenze così diffuse, ma anche per venire incontro alle difficoltà di coloro che hanno problemi di deambulazione, che il Centro Medico di Fisioterapia e Riabilitazione Flexor Lab di Perugia ha voluto dar vita al servizio a domicilio Flexor You, una vera e propria clinica mobile attivabile su chiamata in tutto il territorio regionale. Abbiamo ideato una clinica mobile di medicina, fisioterapia e riabilitazione. Cioè noi abbiamo deciso di portare a casa del paziente delle figure professionali di alto livello, a partire da medici, possibilità anche di infermiere e possibilità anche di fisioterapisti.
alla chiamata logicamente che verrà fatta in sede, noi interveniamo direttamente come primo accesso, vediamo la situazione, visitiamo il luogo, vediamo le problematiche e da lì apriamo un percorso che è o riabilitativo fisioterapico, oppure può essere di prevenzione, di benessere, oppure anche un percorso dedicato all'età pediatrica. Il servizio viene personalizzato alla problematica della persona e entrano in azione tutto un team di specialisti a seconda logicamente della problematica stessa. Quindi a livello fisioterapico non solo porteremo in casa l'operatore, il fisioterapista, ma riusciremo a portare in casa anche tutto quello che riguarda la tecnologia strumentale e fisioterapica per fare nel migliore dei modi un trattamento. Quindi possiamo portare con noi tutti i macchinari che sono in sede, li possiamo portare a casa, perché l'intento è portare la Flexor Lab a casa del paziente. Andiamo a conoscere l'agriturismo Le Cappuccinelle Suite & Spa in occasione del suo secondo anniversario di attività, una realtà immersa nella campagna perugina che offre esperienze all'insegna del benessere. Fare squadra per promuovere il territorio e l'eccellenza umbra in chiave turistica di bellezza e benessere. Questo lo spirito con cui è stato organizzato l'evento in occasione del secondo anniversario di Le Cappuccinelle Suite & Spa, agriturismo alle porte di Perugia, struttura di prestigio in località Montebello immersa nella campagna umbra. Abbiamo voluto fare da cornice ad altre aziende locali perché crediamo molto nel nostro territorio in quanto siamo comunque un agriturismo e quindi insieme ad altri collaboratori abbiamo messo in piedi questa serata proprio per fare un po' di pubblicità al nostro territorio, alla nostra bella Umbria. Questo è uno degli eventi che chiudono questa stagione così importante in termini di turismo e di sviluppo del nostro territorio. Quella di oggi festeggia i 2 anni di una struttura innovativa, fortemente evocata al wellness, all'attrattiva turistica, alle porte di Perugia. È un segnale importante per il nostro territorio e sicuramente ci fa un grande piacere essere qui a festeggiarli. Una serata all'insegna dell'eccellenza, dunque, a cui hanno collaborato importanti realtà del territorio, tra cui Fausto Moda, che ha proposto un fashion show. Ha fatto una bella sfilata con tutte le aziende che ha presente nel suo negozio, nei suoi negozi, perché sono più di uno. Dopo abbiamo avuto Stile Gioielli con i gioielli, Tulima Parrucchieri, sempre di Perugia, De Poi con la Maserati, Flexor Lab e infine la truccatrice delle ragazze è stata Beauty Sensation, sempre del centro storico di Perugia. Un modo per celebrare una struttura esclusiva che fa di relax e benessere il proprio elemento identitario e propone tra i propri servizi una spa. C'è una piscina interna riscaldata logicamente con diverse zone di idromassaggio. Sauna, bagno turco, sauna del sale, docce emozionali, una spa a tutti gli effetti dove poter rilassarsi e prendersi cura del proprio corpo. Oltre che della spa, Le Cappuccinelle è dotato di piscina di cui usufruire nei mesi estivi, di un grande parco intorno all'agriturismo, struttura questa che propone anche esperienze sensoriali a contatto con la natura. Servizi questi accessibili a tutti, anche a chi non soggiorna nella struttura. Facciamo delle esperienze come la raccolta del tartufo, la raccolta dello zafferano che produciamo sempre qui in loco, produciamo il miele sempre in loco, quindi ci sono varie esperienze nell'arco dell'anno in base alla stagionalità che permettono comunque di vivere a pieno anche esperienze che magari in città non si possono fare. Le Cappuccinelle, infatti, prima di tutto un progetto agricolo che rilegge in chiave moderna antiche tradizioni e saperi ed è produttore di vini con nuove etichette ottenuti da uve coltivate secondo metodi naturali e a basso impatto ambientale.
Ci spostiamo a Foligno, che ha visto andare in scena Mieli in Umbria, evento dedicato all'apicoltura e alle produzioni apistiche ospitato nella corte di Palazzo Trinci. Il miele piace, così come Mieli in Umbria, che ha fatto ancora centro a Palazzo Trinci di Foligno, dove è andata in scena la 25esima edizione dell'evento. Mieli in Umbria è un evento attesissimo da tanti cittadini, ma anche da tanti visitatori che vengono da fuori. Un evento che racchiude in sé mostre mercato, laboratori per bambini, show cooking, degustazioni con abbinamenti con i prodotti apistici. È una manifestazione unica sul panorama regionale e se ne svolgono veramente poche all'interno proprio del nostro territorio nazionale. Quindi come città siamo veramente orgogliosi di ospitare questa manifestazione. Alla mostra mercato presenti una decina di espositori selezionati con le loro produzioni, ma anche la scuola CNOS FAP con le sue acconciature e creazioni apistiche, oltre all'Associazione Produttori Apistici Umbri e alla cooperativa Natural Miele di Terni, che offrono un importante supporto agli apicoltori. Noi facciamo un servizio di assistenza tecnica per gli apicoltori, facciamo un servizio insieme alla Natural Miele di Terni di consiglio e di aiuto per i nuovi apicoltori. Proponiamo l'acquisto di attrezzature, l'acquisto di presidi sanitari con un contributo che viene riconosciuto dalla regione del pari al 75%, quindi diamo un aiuto anche economico se vogliamo. Il socio viene da noi, dalla rappresentazione in banca dati alla fornitura dell'arnia e l'assistenza, ecco, che è la cosa più importante, al prodotto sanitario per il trattamento degli alveari. Facciamo attività nelle scuole, pertanto pubblicizziamo in tutto e per tutto il miele, il prodotto miele, il prodotto dell'alveare, diciamo. L'apicoltura interessa 3.000 produttori e più di 50.000 alveari in tutta l'Umbria, un patrimonio che va custodito e incoraggiato. C'è una crescente attenzione testimoniata anche da risorse importanti che stiamo indirizzando verso questo settore, anche la nuova programmazione comunitaria. Mi riferisco al complemento di sviluppo rurale 23-27, permette di indirizzare risorse, c'è una misura dedicata agli apicoltori, e insomma c'è un contesto favorevole per una crescita di questo settore e quindi per incrementare anche quella sorta di passaggio da un'attenzione prevalentemente all'autoconsumo ad un'attenzione che invece guarda anche alla commercializzazione di questo straordinario prodotto. L'Umbria del resto è una regione dove la biodiversità ci viene riconosciuta, è uno dei tratti distintivi del nostro territorio, del nostro paesaggio e vogliamo non solo preservarla ma incrementarla. A Valtopina c'è grande soddisfazione per la 41esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo, che ha fatto registrare moltissime presenze sia per quanto riguarda le visite alla mostra e al ristorante che per i tanti eventi collaterali. C'è grande soddisfazione a Valtopina per la 41esima Mostra Mercato del Tartufo, organizzata con il sostegno del Galba alle Umbre Sibillini, che ha visto la presenza di moltissimi visitatori, tra le 4 e le 5.000 presenze. In tantissimi hanno visitato la mostra mercato allestita nel Palasport cittadino, che ha ospitato circa 30 espositori di tartufo e tipicità regionali con l'obiettivo di valorizzare l'enogastronomia e l'identità del territorio. Siamo giunti alla 41esima edizione, sono veramente tante, inizia a fare impressione questo numero, ma il tartufo è il re incontrastato della tavola dei nostri territori. Noi cerchiamo comunque di limitare questa mostra mercato del tartufo ai soli prodotti che caratterizzano la nostra regione e quindi i nostri dintorni. Durante l'evento c'è stato un importante momento di confronto per discutere di azioni di promozione e valorizzazione del territorio, ricordando alcuni progetti, tra cui Destinazione Subasio, partito lo scorso anno. Valorizzando il tartufo, poi valorizziamo il territorio, in questo caso il parco del Monte Subasio con i 4 comuni che lo compongono, Assisi, Spello, Valtopina e Nocera Umbra, e quindi credo che questa manifestazione ormai è di carattere di levatura provinciale, in virtù anche della mia presenza, ma regionale.
Durante l'incontro è stato anche presentato un progetto editoriale, la guida turistica L'Italia del Tartufo, edita da Tipi Media e curata da Gianluca Carraps, che ha visto tra gli altri la collaborazione dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, di cui Valtopina è membro. Il progetto editoriale a cui abbiamo collaborato mette sulla carta una realtà italiana del Tartufo che fa scoprire i territori del Tartufo. Per noi è stato un progetto importante di valorizzazione, anche perché questo progetto viene distribuito a oltre 1 milione di soci di ASCI che possono così frequentare i nostri luoghi e i nostri territori. È nato questo progetto in collaborazione appunto con le città del Tartufo, con l'ACI, e utilizzando la carta, ancora uno strumento che ormai viene considerato superato, ma a noi piace proprio dare questo valore importante alla guida, che poi diventa uno strumento multimediale, perché c'è una piattaforma chiaramente che si aggiorna in continuazione e che insieme a questo strumento della guida cartacea diventa un volano per i territori. Molto partecipate anche le iniziative collaterali, tra cui il Trail del Cavatore, seconda edizione della gara podistica che ha visto trionfare Nicola Zibetti tra i circa 140 partecipanti, la passeggiata nella terra del Tartufo a cavallo a cui hanno preso parte oltre 40 cavalieri e la gara di cerca del Tartufo a cui hanno partecipato in 28 con i loro cani. E con questo è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia sui social e a visitare il sito www.vnews.it. Da Carla Damme e dalla redazione un buon proseguimento di programmazione.